visto che il mio telefono è collegato a questo sistema di speaker e microfono, se io vado quindi a pronunciare anche col telefono in tasca, ok Google, portami a Sorrento. Sorrento, ok, andiamo. Sentite? Procedi in direzione nord-ovest da strada per Belvedere, Vesuvio, Belvedere della Seggiovia. Acquistato un interfono, ma ho acquistato un oggetto da circa 15 euro che mi permette di ascoltare la musica sul mentre in moto, di poter parlare con le persone al telefono e soprattutto ascoltare le indicazioni del navigatore. Ad esempio, su questa bestia Tracer 900 che ho acquistato ora, e sono passato da poco dal KTM a questa, mi trovo benissimo. Utilizzo Waze per avere tutte le informazioni su velox, incidenti e tanto altro. E figuratevi che riesco ad utilizzare questo microfono e queste casse che ho installato nel mio casco. È un kit sia per casco aperto che casco integrale, per questo mi vedete col casco aperto soltanto perché l'ho installato qui. Altrimenti in moto vi consiglio assolutamente anche su moto di grossa cilindrata di viaggiare col casco integrale. Per la mia prova ho utilizzato un semplice banale casco jet prima di fare guai sul mio e come vedete il kit è composto da due speaker che vengono attaccati col velcro, quindi nella prossimità delle orecchie destra e sinistra. Si va poi a installare questo, quindi è tutto collegato, che il microfono ma permette anche di spegnere, accendere, rispondere alle chiamate o diminuire o aumentare il volume. E questi fili praticamente li ho fatti passare sotto la fodera del casco. E la versione per il casco integrale è sicuramente meglio perché quando c'è troppo vento, questo qui dopo i 120-130 cioè, la musica, il volume viene surclassato praticamente dal vento che diventa davvero molto forte, però la versione con casco integrale non ha questo, ma un microfono nella prossimità della mentoniera. E inoltre ho anche posizionato, poi devo posizionarlo meglio, il cavo di ricarica, perché questo dispositivo, poi ce ne sono diversi, almeno nel mio caso, questo qui che vi consiglio su Amazon per casco jet e integrale, dura all'incirca 6-7 ore, quindi ogni 2-3 viaggi dobbiamo comunque caricarlo. Quindi è come se fossero delle cuffie Bluetooth con microfono fisse sul nostro casco, senza ogni volta indossare le cuffiette. Collegato sul mio dispositivo, quindi è compatibile con iPhone e qualsiasi dispositivo, anche Android 01, sono queste cuffie e come vedete se io vado ad avviare Spotify, vi faccio vedere, se io chiamo l'operatore Tim potete ascoltare la voce. Io con il semplice tasto qui posso chiudere la comunicazione. La stessa cosa se tengo premuto, addirittura portami a Sorrento. E avremo quindi tutte le informazioni tramite audio nel nostro casco senza distrarci con il cellulare. Direzione nord-ovest da strada per Belvedere, Vesuvio, Belvedere della Seggiovia, verso SP114. Allora, il kit che vedete che ho acquistato è questo, ma uno vale l'altro. Questo qui l'ho acquistato su Amazon, questo qui l'ho acquistato su Amazon, poi vi lascio il link in descrizione. Come potete vedere, il tutto è composto da due speaker e microfono. Conviene quello per il casco integrale, ve lo lascio sempre qui sotto. All'interno della confezione non troveremo altro che il sistema composto da il comando che ci permetterà quindi di rispondere e aumentare il volume e i due speaker. I due speaker vanno semplicemente poi attaccati nella parte laterale, nella prossimità delle orecchie del casco. Fate delle prove prima di attaccarlo e poi con il nastro biadesivo andate ad attaccare le cuffie e fate passare il filo per sotto. Un'altra cosa, poi avete la possibilità poi di gestire tramite questo cavo metallico il microfono e di posizionarlo dove meglio ci pare. Ovviamente è meglio un interfono perché ci permette di parlare con il passeggero dietro, ma posso dirvi che se non avete soldi per acquistare comunque un interfono, che è molto più utile, un'altra cosa, anche la radio FM permette di parlare con altri motociclisti, ma almeno non siete isolati, avete a tutti gli effetti un casco che è molto più smart rispetto a un casco tradizionale e non siete lì, anche
anche se avete lo scooter, ogni volta a vedere il cellulare, distrarvi e soprattutto perdere tempo. Per me questo è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate. Nella descrizione vi lascio il link a questi due prodotti, il link al nostro canale Telegram e la pagina Instagram. Inoltre vi ricordo che a breve sulla mia seconda pagina Instagram inizierò a parlare di moto e in particolare di questa moto che è una Tracer 900.